Uè uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo gli eroi del Capodanno cinese. Why you bully me? Anche questo sarà un video in cui racchiuderemo tutti gli eroi del Capodanno cinese, cercherò di dirvi la mia opinione riguardo a loro. Ovviamente mi baserò su di essi basati come comandanti, alcuni li abbiamo già visti, altri no. Altri sinceramente non mi avrebbero neanche mai ispirato un video, quindi probabilmente se non li andiamo a vedere in questo video non li vedremo mai sul canale. Quindi cominciamo subito. Headhunter Assalto riduce il costo energetico di onda d'urto dell'83%. Quindi una build sull'onda d'urto è l'ideale su di essa, effetto Doppel, ingresso uovo esplosivo, impatto potente, miccia corta e mago dell'evasione. Il problema principale di questa build è che non abbiamo bisogno di ridurre il costo energetico di onda d'urto. Nel momento in cui io uso l'onda d'urto, nel momento in cui vado a recuperare l'onda d'urto, ho già recuperato anche l'energia che mi costa per attivare appunto l'onda d'urto. Quindi non mi interessa che appunto l'onda d'urto consumi veramente così poca energia finché non posso spammarla. Se questa abilità potessi spammarla ogni secondo, ogni 2 secondi, ogni 3 secondi, a quel punto direi, beh, raga, è Hunter Assalto ora ha molta più utilità. Ma fino ad allora comunque preferisco sempre diminuire la cooldown dell'onda d'urto. O se proprio devo incentrare una build sull'onda d'urto, andrei magari a utilizzare l'archetipo piuttosto quello che appunto riduce il recupero dell'onda d'urto del 24% che avevamo visto nel video delle abilità. Quindi per il meta attuale questo eroe lo boccio completamente. Quando il tuo scudo si esaurisce, ripristina il recupero di onda d'urto. L'uso successivo di onda d'urto costerà 0 energia. L'effetto si può verificare una volta ogni 12 secondi. Ovviamente se è passata in secondo piano quella build di prima, passerà in secondo piano pure questa, in quanto il recupero d'onda d'urto istantaneamente si verificherà solamente se noi andremo a perdere lo scudo. Non è una cosa che comunque tendo a far succedere molto spesso. In più l'uso successivo di onda d'urto costerà 0 di energia, ma effettivamente comunque non abbiamo bisogno che costi 0 di energia, sia perché comunque avremo sempre l'energia con un soldato e non andremo mai così tanto fuori come con un ninja, sia perché comunque la cooldown è abbastanza lunga e anche se dovessi comunque far verificare l'onda d'urto 2 volte di fila, in questo caso non andrò mai fuori di energia. Però la build che ho utilizzato su esso è sempre sull'onda d'urto. Ora abbiamo Hazard Protezione Civile, riduce il recupero di plasma impulso del 42%. Ecco, in questo caso questo eroe è molto molto utile se vogliamo ridurre il recupero del plasma impulso. Ovviamente anche lui va bene inserirlo solamente nella build, in quanto comunque il plasma impulso è un'abilità veramente potente. Se vi siete persi il mio video spiegazione sull'abilità plasma impulso che avevo fatto molto tempo fa, vi consiglio assolutamente di guardarlo. Ci sono dei plasma impulso veramente fortissimi. E che dire, lui è sicuramente utile sia utilizzarlo come primario, sia utilizzarlo nella build. Personalmente lo utilizzerei sempre nella build, in quanto col plasma impulso comunque mi piacerebbe effettuare molto danno. Non è un'abilità che possiamo spammare così tanto come altre abilità, quindi di conseguenza mi fa comodo sì diminuire il recupero, però comunque preferisco utilizzare come primario. Preferirei utilizzare magari Penny Tecnologia Vintage, che ha un plasma impulso davvero carino, piuttosto che Izza Controllo Antisommossa, che vedremo tra poco, perché appunto Izza Controllo Antisommossa, quando viene posizionato, il plasma impulso infligge 94 danni energetici base ai nemici in un raggio di 2 unità. Quindi in questo caso abbiamo un plasma impulso che è capace di ammazzare uno smasher al 140. Certo non abbiamo il recupero che abbiamo con l'eroe di prima, ma in questo caso aumentiamo molto i danni e l'utilità. Poi abbiamo Scorch Turbine. Scorch Turbine aumenta l'impatto di calcio rotante dell'85% e la durata dello stordimento di 2,25 secondi. Quindi se l'impatto del calcio rotante già in sé stordisce, la durata dello stordimento del calcio rotante di Scorch aumenta lo stordimento di 2,25 secondi, quasi 2 secondi e mezzo. Davvero molto utile se noi andiamo a spammare l'abilità. Davvero molto utile se qualche occhio bello ci spara, se ci sparano in mischia. E che dire, sicuramente a qualcuno di voi piacerà questa build.
Poi abbiamo Mary Colpo del Tuono. Quando il tuo scudo si rompe, respinge e stordisce nemici nelle vicinanze, per un secondo. Infligge anche 47 danni base. Vi dico già che questo secondo me è l'eroe più divertente di tutto il set. Potete sbizzarrirvi con diverse build, ma in sostanza con una build particolare lei diventa praticamente rotta. Infatti questo stordimento, se abbinato alla tecnica ombra che rigenera 1,8% di scudo al secondo, beh, praticamente potremo continuare a infliggere danni con la spada, recuperare lo scudo, farci tare per farci rompere lo scudo. Nel momento in cui comunque ce lo rompono, subiscono il danno da impatto, vengono respinti. E in più abbiamo che le eliminazioni con danni energetici ripristinano 8% degli scudi mancanti. Abbiamo la tecnica ombra, infligge 6 danni base ogni secondo ai nemici vicini. Abbiamo la tuta antibomba che incrementa la corazza di 22. Abbiamo carburante per il caduto, qualora voi volete spammare, che ne so, l'attacco secondario della lama spettrale, piuttosto che comunque avere molta energia per fare altro. E poi il ritmo di battaglia, che eliminare 10 nemici in 9 secondi mi conferisce sempre il rifroccheggiante. In questo caso mi va bene solo per aumentare i danni e la mia velocità d'attacco da mischia. Quindi velocizzerò le mie armi da mischia, riuscirò a fare più uccisioni, di conseguenza rigenero sempre la mia tecnica ombra, appena si rompe stordisco tutti, comunque ho anche la corazza che mi aiuta. E comunque, nel caso siete abbastanza sicuri di voi e non volete avere così tanta energia perché effettivamente utilizzate solo l'attacco primario della spada, beh, in questo caso il survivalista è tutto di guadagnato, oppure incrementate i danni con la spada. Insomma raga, sapete, ogni build ve la potete gestire come volete. Poi abbiamo Occhio di Falco, Fiore di Fuoco. La sua traslazione fasica lascia una scia di fuochi d'artificio che infligge 9 danni base ogni secondo. Il suo vantaggio standard invece infligge 3 danni al secondo. Che dire, io l'ho provata, ve la mostro, ma secondo me totalmente inutile. 9 danni base ogni secondo praticamente non sono niente. Poi abbiamo C-Flash, lui diminuisce il recupero di traslazione fasica del 62,5%. Anche lui lo abbiamo visto nel video delle abilità spammabili, quindi vantaggio di buone feste, è tutta una build incentrata sulla traslazione fasica. Praticamente questa build è utilissima se noi vogliamo andare a spammare la traslazione fasica. Personalmente è un'abilità che uso spesso, ma non mi incentro mai una build su di essa. Però sono consapevole del fatto che a molte persone invece piace. Infine abbiamo il Wukong, ogni 6 eliminazioni con armi a distanza attiva un'esplosione che infligge 111 danni base in un raggio di una unità. Molto utile come eroe tappabuchi qualora non sappiamo cosa mettere nelle nostre build, in quanto comunque si adatta un po' a tutte le armi, ecco. In questo video la vedrete con lo shot staccato e la nota dolente. Ho scelto apposta due armi molto semplici per dar modo di vedere comunque come si comporta. Vi consiglio comunque di metterlo anche in una vostra build per i lanciarazzi se volete espandere il vostro danno ad area, non tanto per i bersagli singoli in quanto appunto è un'esplosione ad area, e funziona su qualsiasi arma a distanza, quindi cecchini, AR, mitragliette, pompa, lanciarazzi, ma non sulle armi da mischia. Io spero con questo video di avervi fatto capire più o meno tutti gli eroi, spero che il video vi sia piaciuto ovviamente. E che dire, vi invito solamente a lasciare un bel like per far sì che questa serie di episodi continui in questo modo. Quando uscirà un nuovo set, vi piacerebbe vedere gli eroi sempre in questa maniera? Oppure un episodio alla volta? Fatemelo sapere con un commento. Noi ci vediamo alla prossima, bella bella!